Allora, la parola ai giovani è un libro che raccoglie 72 lettere di giovani dai 15 ai 30 anni che mi hanno scritto e che io considero e ho battezzato nichilisti attivi. Nichilisti attivi perché riconoscono di essere nell'età del nichilismo, non lo negano, non si affidano a cieche speranze a parole come auguriamo, ci speriamo, che sono tutte parole della passività, ma eh, si danno da fare pur essendo in un periodo nichilista eh, e si danno da fare attraverso un esame di realtà molto serio condotto da loro e anche con una certa ironia e leggerezza tipico dell'età giovanile. Nichilismo perché il nichilismo è stata una definizione di Nietzsche molto precisa cui Nietzsche dice manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è un grosso problema perché la storia va avanti grazie alla svalutazione dei valori e rivalutazione di altri valori. Ma molto importanti invece sono le prime due affermazioni: manca lo scopo, lo scopo riguarda il futuro e questi ragazzi il futuro non ce l'hanno, perlomeno il futuro per loro non è una promessa ma è una minaccia. E se non è proprio una minaccia, è imprevedibile. Quando il futuro non è prevedibile, non retroagisce come motivazione, manca lo scopo, dice Nietzsche, manca la risposta al perché: perché mi devo impegnare se il futuro non promette niente, e al limite, perché devo stare al mondo. Non dimentichiamo che in Italia si suicidano 400 ragazzi in età scolare all'anno. E la cosa passa inosservata, ma invece andrebbe osservata per davvero, per vedere che cosa fa la scuola per costoro e in che misura questa scuola è in grado di motivare i giovani invece di demotivarli attraverso una trascuratezza, una non individuazione della loro natura, della loro qualità mentale e soprattutto psicologica. Bene, i nichilisti attivi, mentre nel 2007, quando ho scritto il mio primo libro sull'ospite inquietante, ovvero sul nichilismo, c'era uno stato di rassegnazione e quindi di una consegna a questo nichilismo, i nichilisti attivi invece reagiscono, reagiscono in una maniera molto simpatica, con un'ironia pazzesca, con degli ideali molto alti, guardano i loro genitori con ardi di sufficienza perché i loro genitori predicano un futuro sulla base non so, della, del guadagno, del denaro, dell'immagine che loro invece rifiutano e al tempo stesso non li detestano neanche, anzi dicono se tutto sommato ci aiutate a realizzare i nostri sogni e vi preghiamo di non trattarli come utopie ma come progetti de, da realizzare e ne siamo ben felici. Hanno degli ideali molto robusti. Detestano la guerra non perché sono pacifisti, ma perché sono consapevoli della crudeltà di questi scenari di guerra dove la morte mh, diventa qualcosa di abituale in cui si trasgrediscono delle leggi interne di natura. Il non uccidere non è solo un comandamento, ma è un limite, oltrepassato il quale non si è in grado neanche più di reggere se stessi. Detestano la tortura perché è stata eliminata solo perché non dà i risultati previsti, dove i risultati allora sarebbero l'unica giustificazione per cui non si tortura più nessuno. Sullo straniero fanno dell'ironia pazzesca per cui uno figlio di un inglese dice ma io sono uno straniero con la S maiuscola o minuscola e cose di questo genere. Eh, si pongono anche delle domande ultime intorno a Dio, la morte, l'anima. Cioè sono persone davvero molto interessanti, scrivono molto bene, meglio degli adulti solitamente, non si lamentano, hanno una forza giovanile che li sprona anche in un contesto sostanzialmente che, che come tale non promette granché. Naturalmente quanti sono questi nichilisti attivi? Io non posso fare una statistica, ma ipotizzo che siano, non so, una sorta di 10-20% della popolazione giovanile. E gli altri, beh, gli altri, come mi diceva un ortopedico di Teramo che un bel giorno aveva deciso di smettere per un anno di fare il suo mestiere, si era organizzato con uh, i presidi dei tre licei di Teramo per vedere come erano fatti i giovani del suo paese. Alla sera, quando sono arrivato, mi hanno accolto questi giovani, abbiamo mangiato con loro, l'indomani mi hanno presentato. Con dei discorsi molto significativi alla conferenza che doveva fare, e alla sera ho chiesto all'ortopedico: allora che cosa mi dice dei tuoi ragazzi di Teramo? E lui mi ha detto quelli che hai conosciuto sono il 20%, gli altri 80% sono già persi. Ecco purtroppo penso che questi siano i numeri, però su questi nichilisti attivi bisogna veramente guardarli con attenzione perché probabilmente se ce la fanno loro, dal momento che il futuro è comunque dei giovani, non è che glielo regaliamo, gli aspetta biologicamente, allora magari con questi si può pensare anche ad una società migliore.